L'accorpamento degli istituti comprensivi 1 e 7 a Pescara sarà oggetto della richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario che il gruppo consiliare del Partito Democratico si appresta a inoltrare, chiedendo anche l'audizione del presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, che dovrà fornire risposte circa le indicazioni di accorpamento delle scuole, recepite e approvate dalla giunta regionale lo scorso 4 gennaio, che sul territorio abruzzese taglierà 7 istituzioni scolastiche. A Pescara, l'accorpamento dei comprensivi 1 e 7 comporterà l'istituzione di un comprensivo unico da circa 1.500 alunni e 12 plessi tra infanzia, elementari e medie, Foscolo e Antonelli, queste ultime, distribuiti anche in quartieri periferici e complessi come Fontanelle e San Donato, dove, sottolineano i consiglieri del Partito Democratico, Catalano, Gianpietro, Pagnanelli e Presutti, si arriverebbe ad avere la più alta percentuale di studenti stranieri e disabili di tutta la provincia, come spiega Stefania Catalano. Di fatto viene eliminato un altro presidio istituzionale scolastico in una zona che è comunque una zona a rischio. Abbiamo tanto lavorato nelle commissioni, personalmente anche facendomi portavoce presso l'ufficio scolastico provinciale, nel tentativo di far aumentare, far crescere l'istituto comprensivo 1. Perché di fatto è un istituto che accoglie molti stranieri, molti ragazzini rom e tanti residenti portano i loro figli altrove. Quindi andava fatta una politica diversa, l'abbiamo chiesta sin dal primo momento, addirittura attivando dei percorsi di continuità e cercando di inserire in quella istituzione scolastica lo 06. L'accorpamento, passato nel silenzio del sindaco Masci e dell'assessore Santilli, denunciano i consiglieri democratici, non tiene conto della complessità sociale delle zone in cui insistono le scuole in questione, che lungi dall'essere accorpate, dovrebbero invece essere oggetto di un più attento e scrupoloso intervento di investimento pedagogico. L'amministrazione non ci ha mai ascoltato, però si era impegnata nel tentativo di dare un indirizzo diverso e invece, proprio con un colpo di scena che nessuno si aspettava, la relazione del presidente della provincia giunta il 27 dicembre permette alla giunta regionale di accorpare due istituti complessi come l'istituto comprensivo 7 e l'istituto comprensivo 1, lasciando completamente sfornita di un'istituzione autonoma tutta quanta la periferia di Pescara. E parliamo di Tiburtina, parliamo di Via Sacco, parliamo di Fontanelle, quindi zone già molto a rischio di degrado e di abbandono scolastico.